Ben ritrovati, siamo dunque nel pieno della campagna elettorale, ormai mancano poche settimane al voto per le elezioni regionali in Campania. C'è un aspetto che colpisce in questa campagna elettorale perché ci sono candidati come Anna Maria Vecchione in campo per Forza Italia nel collegio di Avellino, intanto ben ritrovata. Ben ritrovata a lei. Che arrivano dalla società civile, candidati come lei, svolgono insomma una professione e non vivono di politica, lo possiamo ribadire. Ecco Vecchione, questo aspetto fino a che punto viene apprezzato in questa fase dai cittadini? Io ritengo che viene apprezzato moltissimo dai cittadini, perché fino ad oggi abbiamo avuto una politica del non fare, abbiamo avuto una politica approssimata, una politica fatta da soggetti che certamente non possono essere definiti politici. Soltanto il voler espletare attività amministrative e politiche non vuol dire essere un buon politico. Il termine politico vuol dire l'arte del governare e credo che l'arte del governare sia di pochi. Ecco, lei sta conducendo in questa fase due battaglie per la provincia di Avellino, una che riguarda la città e mi riferisco al Centro per l'Autismo, una delle opere, possiamo dire, incompiute di questo territorio. Ecco, in questo senso lei come intende impegnarsi? È una delle tante opere incompiute di questo territorio. Ritengo che è impensabile che un centro che debba fornire respiro a delle famiglie colpite da eventi così gravi come l'autismo non possa non esserci in città. È brutto, ma è uno schiaffo alla cittadinanza la circostanza che queste famiglie si debbano recare in zone del napoletano per poter far assistere i propri figli. Quindi io mi devo impegnare assolutamente a far aprire questo centro laddove ormai è tutto pronto, ma non si capisce qual è il blocco e che cosa determina ancora la chiusura di questo centro. Abbiamo visto ieri sera, io ho fatto questo passaggio nel mio discorso di apertura della mia candidatura, che abbiamo visto passare per il centro autistico re e regine in passerella, ma alla fine nessuno ha portato l'apertura di questo centro, quindi il mio impegno sicuramente sarà quello di poterlo portare all'apertura. Certo, intanto un'altra questione sulla quale lei si sta impegnando con determinazione è riferita alla sanità. C'è il problema dell'ospedale di Solofra, un ospedale che rischia di essere smantellato dalle politiche sanitarie della regione. Ecco, che cosa deve cambiare? Io credo che ormai il rischio sia imminente, perché la politica attuale ha determinato questo, ha determinato la chiusura di vari ospedali. Sempre in riferimento a questa lettura che io do, ritengo che Avellino Centro non abbia neanche più centri riabilitativi. Noi con loro lo sappiamo, è stato chiuso, caratterizzato logicamente anche da una nota vicenda giudiziaria, non spetta a me evidenziarlo ai cittadini. Logicamente questa chiusura ha determinato una mancanza notevole ad Avellino. Io opterei, visto che esiste una struttura, tra le altre cose anche ristrutturata, dell'ospedale di Solofra, invece di metterlo in completo abbandono, di poterlo trasformare in un polo riabilitativo. Ecco, intanto chiaramente dal punto di vista sanitario siamo alle prese con l'emergenza Covid che rischia di condizionare anche la riapertura delle scuole, c'è molta confusione, che cosa deve cambiare, ma soprattutto quali misure devono essere adottate per consentire ai giovani di questa città, di questa provincia di tornare in classe in piena sicurezza? Abbiamo una difficoltà iniziale, quella di parlare sempre di emergenza Covid. Il Covid c'è, ma sicuramente dobbiamo imparare anche a convivere con il Covid. L'emergenza è nata, lo sappiamo, perché le terapie intensive erano state intasate dai notevoli ricoveri di persone che erano andate in difficoltà. Oggi questo problema non c'è perché le terapie intensive sono libere, però logicamente noi dobbiamo osservare le regole che ci vengono dettate al fine di evitare che ci si possa ancora incorrere in una nuova emergenza. La riapertura delle scuole a me non dà fastidio che viene la riapertura fatta successivamente
all'evento elezioni. Mi pare anche corretto. Quando eravamo piccoli noi, forse lei se lo ricorda, si andava a scuola il 1 ottobre, addirittura si preferiva terminare le varie campagne, la cosiddetta raccolta delle nocciole nella campagna, e poi si cominciavano le scuole, per cui nulla toglie e nulla dà un'apertura posticipata. Il problema è verificare se questa apertura posticipata è dovuta per esigenze elettorali, per cui sembra assurdo aprire il 14, sanificare, chiudere e riaprire, e allora mi trova d'accordo. Ma se invece la riapertura delle scuole è posticipata perché il governo regionale e nazionale non ha adottato e non ha programmato quello che doveva fare, allora va evidenziata l'ennesima incapacità a governare. Ed è un dato di fatto che la riapertura delle scuole non venga per il 14 settembre. Io ho sentito un'ultima intervista dell'assessore regionale delegato all'istruzione, un assessore tecnico del governo De Luca, la quale candidamente ha affermato che le scuole non sono pronte. Quindi ritengo che il problema principale non sia l'emergenza Covid e che è mancata una programmazione. Sicuramente c'è molta confusione ancora da questo punto di vista. Intanto un'altra delle sfide che la città e la provincia di Avellino forse hanno perso riguarda l'università, il polo universitario. Il centrodestra che cosa propone a questo punto? Il centrodestra propone con la mia persona un polo universitario che non si caratterizzi con le stesse università che abbiamo già nella zona limitrofe, perché ormai il campo è chiuso. Anagraficamente io ho dovuto frequentare una università fuori da Avellino perché noi non avevamo questa possibilità. I nostri politici probabilmente hanno ritenuto che il polo universitario non doveva nascere, però io dico che ad Avellino ci sono tante possibilità, per esempio un polo universitario che si occupasse della enogastronomia non sarebbe sbagliato. Abbiamo un'eccellenza, abbiamo l'università enologica, è vero, una sede succursale, una filiale dell'università di Portici, però pare anche questa abbandonata dai nostri politici. L'enologia è una parte della università di agronomia, eppure il miglior agronomo è uscito su tutti i giornali, è campano, anzi è avellinese, e allora perché non puntare l'attenzione e favorire la nascita di un polo universitario che rispecchi le esigenze del nostro territorio? Non mi pare neanche giusto che le nostre aziende agricole, i nostri vinicoltori debbano far conoscere il proprio vino, per esempio andando a fare la manifestazione del Veneto. Ecco, probabilmente un collegamento tra servizi e università potrebbe far rinascere anche il nostro territorio connesso con l'aspetto turismo. Ecco, intanto in apertura dicevamo, questa campagna elettorale ormai è entrata nel vivo, lei ieri ha presentato ufficialmente la sua candidatura, tra poco vedremo anche delle immagini, come è andata insomma, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i cittadini, con gli elettori. Ma io credo, non per presunzione, credo che sia andata proprio bene, la mia sala era piena, e questo è un dato di fatto, piena di persone che erano venute ad ascoltare l'avvocato Vecchione. E questo è stata una grande soddisfazione che mi dà la carica necessaria per andare avanti in questa campagna elettorale. Ecco, lei intanto proprio anche ieri nel suo intervento sta rilanciando le questioni soprattutto di carattere economico, e lei dice oggi Avellino le sembra più povera, in che senso? Non è più povera, è completamente povera, nel senso che Avellino non ha più niente, non ha commercio, non ha industria, non ha niente, anche se ieri c'è stata una grande passerella elettorale perché è stato inaugurato questo polo industriale, la Nuco, sia a Nusco, con la presenza del sindaco di Nusco e del presidente De Luca. Io ho fatto un'osservazione in merito, ritengo che sia un'altra campagna elettorale, una campagna preelettorale con la speranza di noi giovani di trovare un posto, ma manca la materia prima, caro direttore, manca la formazione dei giovani, per cui io ritengo che questi 150 posti promessi bisogna vedere a chi attribuirli, perché purtroppo in Italia, in Avellino soprattutto, manca la specializzazione. Quindi la disoccupazione nella nostra zona ha due facce, una è la mancata specializzazione,
situazione. Tant'è vero che nelle righe di qualche articolo ho letto che i tecnici che dovrebbero operare all'interno di questo polo si dovrebbero formare tra l'Italia e la Germania. È la conferma di quello che dico io, cioè i nostri giovani dovranno andare fuori. E poi non ci dimentichiamo dei sussidi, del reddito di cittadinanza che anche Avellino ha fatto abbastanza richiesta, il quindi determina una mancata operatività. Ma Avellino è povera, lo si vede già dal corso. Permettetemi, direttore, è diventata una propaganda elettorale. Il corso non ha più negozi, il corso ha soltanto manifesti elettorali e aperture di comizi elettorali, cioè i locali commerciali ora sono adibiti alla politica e non al commercio. Almeno temporaneamente ce lavoriamo, chiaramente. Mi auguro, sì, ma altrimenti poi rimangono vuoti, quindi almeno abbiamo i visi dei nostri colleghi che stanno già fissi sul corso. Insomma. Senta, a proposito di rapporto tra regione e provincia di Avellino, i consiglieri regionali uscenti che hanno finora appunto rappresentato questo territorio a Palazzo Santa Lucia, che cosa lasciano, insomma, in che cosa l'hanno delusa? Allora, a me personalmente, io non parlo di delusione, io parlo di indifferenza, nel senso che non hanno lasciato niente, ma non è l'avvocato Vecchione che lo dice. Se noi analizziamo tutti gli spot e tutte le propagande dei consiglieri uscenti, sono stessi loro che parlano di cambiamento di politica. Forse si sono resi conto che non hanno fatto niente. Ecco, un'altra delle questioni aperte relative sempre allo sviluppo di questa nostra provincia, il biodigestore di Chianche. Voi siete per il no, lei ha anche partecipato all'iniziativa dei comitati, dei cittadini, degli ambientalisti, perché? Io sono per il no, ma voglio precisare, non è un elemento della campagna mia elettorale, non mi faccio conoscere per il biodigestore. Io, per chi non mi conosce, ho fatto parte dell'amministrazione del comune di Tufo nel 2019, quindi ho vissuto da vicino la questione del biodigestore. L'amministrazione di Tufo è sempre stata contraria, ma non di per sé per il biodigestore quale strumento tecnico. Certo. Assolutamente, e per la collocazione, cioè la distruzione del territorio. Ritengo che ci siano delle zone avellinese già predisposte per l'accoglimento del biodigestore, laddove ci sono servizi, ci sono strade, c'è tutto, mentre predisporre un biodigestore in una zona come Chianche, Torrioni Tufo, io sfiderei a chiunque di andare a verificare quelle zone. Quelle zone sono adibite esclusivamente all'agricoltura, che possa essere vigneto o altre colture, ma non hanno altro, non hanno strade, non hanno niente, per cui un avvento del genere inciderebbe negativamente sul territorio, non per l'inquinamento stesso del biodigestore, ma per tutti i fattori connessi. Certo, intanto l'avvocato Anna Maria Vecchione che cosa vuole portare di Avellino e dell'Irpinia a Palazzo Santa Lucia? Ecco, quali istanze? Ma dovrei portare tanto, perché Avellino non ha niente. Certamente io mi preoccuperei in questo momento soprattutto della materia prima che per me rappresentano i giovani, cioè io mi sono candidata perché ritengo che come operatore nel settore sociale debba guardare i giovani. Non mi piace che i giovani di Avellino non si sentano irpini, devono essere formati in Irpinia per crescere e far crescere la propria città. Noi abbiamo delle eccellenze, abbiamo avuto sempre delle eccellenze nel nostro territorio, sia a livello culturale che a livello imprenditoriale. Perché non continuare su questa strada? Non dobbiamo morire dal punto di vista culturale. Per chiudere, Anna Maria Vecchione, come continuerà questo suo viaggio elettorale fino al voto? Continuerò a cercare le preferenze, continuerò a cercare i cittadini, cioè continuerò ad esprimere i miei pensieri. Ne sono tanti, però devo coltivare questo viaggio con immenso piacere, perché l'incontro con la gente è sempre una cosa bellissima. Bene, grazie. Sicuramente avremo altre occasioni di confronto fino al voto del 20 e 21 settembre. Intanto grazie, vi ricordo Anna Maria Vecchione, candidata per le regionali per Forza Italia nel collegio di Avellino. In regia per noi Michele Urciolo, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie a voi.